E direi che siamo in diretta anche questo martedì con la puntata numero 8 di Senti chi parla. E questa sera parleremo ovviamente ancora di modellismo, come avrete visto dal poster che ho pubblicato a noia sui vari social. Ma questa sera abbiamo di nuovo un ospite che è già stato con noi, si è trovato così bene che ha voluto ritornare. Avremo ovviamente, come avrete letto dal poster, Faustino Faustini, questa volta in veste di Pico e non più di GFC Roco. Ovviamente con lui abbiamo Daniela che lo aiuta, abbiamo la nostra, diciamo, valletta, ma non la voglio sminuire, anzi, è la colonna portante della serata che ci aiuta logisticamente e quindi parleremo di che cosa sta facendo Pico per noi appassionati. Vediamo subito chi sono gli ospiti che si stanno sedendo nella sala cinematografica virtuale. Abbiamo questa volta Marco Del Dotto per primo, poi Paolo, i nostri affezionati, chiaramente i nostri oramai amici che ci seguono da ben 8 settimane. E quindi questa sera vorremmo, diciamo, celebrare quello che è il futuro del fermodellismo italiano, visto che 2 settimane fa, abbiamo parlato con Faustino di quello che è stata la storia del fermodellismo italiano, con i modelli in scala esatta, insomma, una grande innovazione, un qualcosa che nel passato è stato decisamente innovativo e che giunge fino ai giorni nostri con lo sviluppo di altri modelli e di altri progetti. Questa sera guarderemo più al futuro, quindi con il nostro amico. Una volta il passato e una volta il futuro. Abbiamo quindi un quadro preciso di che cosa sta succedendo nel fermodellismo italiano per quanto riguarda le ditte, chiaramente che segue lui. Ovviamente abbiamo l'opportunità con la chat della pagina Facebook di poter interagire e fare domande. Quindi mi raccomando, fate domande se avete curiosità. Dite la vostra in modo tale che potremmo dire, toh, senti chi parla, e da qui il nome della serie. Ok, questa è una piccola divagazione. Saluto anche Daniele che si è aggiunto a noi, saluto Eugenio, buona serata a tutti, Diego, anche lui è sempre un affezionato da Como, quindi nota città per altre ditte fermodellistiche decisamente importanti nel nostro ambiente. Insomma, direi che le serate stanno andando avanti bene, il pubblico è sempre molto interessato, quindi per me è una grande soddisfazione e soprattutto quando abbiamo ospiti di una certa importanza, come questa sera, fa piacere vedere che c'è partecipazione, che c'è un ascolto proattivo con domande, insomma, questo è veramente importante e devo ringraziare voi, grande pubblico di affezionati fermodellisti italiani. E non solo italiani, perché abbiamo anche persone che si collegano dall'estero, quindi siamo international. Saluto anche la mamma, che dico, guai a te se non mi guardi, perché almeno un spettatore lo voglio avere, quindi, ma credo che lo faccia senza essere obbligata più di tanto. Davide, ciao Davide, anche a te, ciao a tutti. Siamo già in 16 in questa sala cinematografica virtuale. Scrivete tutti qualcosa sulla messaggeria, così vi saluto in diretta e vedo chi è il pubblico. Questo non voglio che sembri una minaccia, ma ovviamente fa piacere sapere chi è dall'altra parte della webcam. E oltretutto dovete sapere, io farò possibile per guardare in webcam il più possibile, ma è molto alta rispetto al monitor e il monitor è basso. Quindi se mi vedete con lo sguardo basso non sono triste, è solo che sto cercando di vedere lo schermo rispetto alla webcam che invece è un po' più in alto. Questi sono piccoli miglioramenti tecnici che vedrò di fare con le prossime serie, le prossime serate. Abbiamo anche Giampiero che ci saluta, saluta, buonasera Sergio a tutti i fermodellisti collegati. Abbiamo il nostro amico Matteo, anche lui, ciao Matteo, Marco Claudio, anche lui grande affezionato. E direi che a questo punto siamo quasi a 20 persone. Appena arriviamo a 20, facciamo entrare i nostri ospiti che sono già caldi in attesa di potervi conoscere e di poter raccontare questa sera che cosa succede nel futuro del fermodellismo italiano con questa ditta che, lungi da me fare pubblicità all'una o all'altra ditta, ma la Pico sta effettivamente accontentando molto gli appassionati italiani. Con dei prodotti decisamente interessanti e questa sera avremo l'occasione di poter parlare con chi
visto nascere, ha creato i progetti e soprattutto con chi ha modo di realizzarne di nuovi progetti per noi appassionati di stile italiano. Quindi è veramente una grande opportunità questa sera per poter avere un contatto diretto con chi realizza i nostri sogni, perché non dimentichiamo che per noi il fermodellismo è un hobby, un passatempo, mentre per altre persone, come Faustino ad esempio, è un lavoro. Quindi sono due ruoli molto importanti e vanno messi insieme nella giusta maniera. Saluto ancora Simone Carloni che ci ha raggiunto dalla Toscana. Dice: grazie Sergio per la tua diretta. E ci mancherebbe, grazie a voi che avete voglia di ascoltarmi. Michele dal gruppo del Mastodonte dei Giovi, anzi approfitto, faccio una piccola promozione al gruppo Mastodonte dei Giovi perché sabato prossimo finalmente torniamo con una borsa scambio. Quindi sabato dalle 9 alle 17 tutti a Ronco Scrivia presso l'associazione Mastodonte dei Giovi. Finalmente per incontrarci, per poterci parlare di persona e non attraverso una webcam. Quindi sarà veramente un piacere incontrarci tutti in quel di Ronco sabato prossimo. E Michele dice appunto: buonasera al sempre più bravo padrone di casa, virtuale, addirittura, e agli illustri ospiti, questo è vero, sono veramente illustri. E quindi un saluto anche al mastodonte. Paolo Beverini del GFG, che abbiamo avuto l'onore di avere settimana scorsa anche loro come gruppo fermodellistico genovese presso la puntata numero 7 di Senti chi parla. Insomma, direi che il pubblico c'è, sono tutti interessati, non resta altro che aprire il tendone e far entrare i nostri ospiti che anche questa sera non vedono l'ora di chiacchierare con voi e di raccontarci le storie, gli aneddoti e tutto quello che è il retroscena di quello che noi poi vediamo nelle vetrine dei negozi. Quindi diamo il benvenuto a Faustino Faustini, che tutti conoscete, e Daniela Maccari, la nostra amica, che insieme ci danno una visione di quello che sarà il futuro del fermodellismo italiano con la ditta Pico. Ciao Faustino, ciao Daniela, bentrovati. Buonasera a tutti, ciao. Vedo una nuova location rispetto a volta scorsa. Dove vi trovate questa sera? Allora, questa sera ci troviamo nella sala, nello showroom della M Model. Naturalmente Daniela è l'amministratore unico di questa azienda e abbiamo preferito farlo qui anziché farlo nella mia sala dei miei modelli, no? Qui abbiamo tutti i modelli Pico, italiani naturalmente, che hanno fatto in questi ultimi 3 anni, da quando Daniela è diventata l'importatrice, no, la distributrice, e io collaboro con loro come consulente per quello che posso fare. Ottimo, ottimo. Direi che quindi ottima scelta quella della location differente in modo tale da contestualizzare anche l'argomento della serata. E dicevo ai nostri ospiti che ci stanno seguendo, siamo già in 25, quindi attenzione che abbiamo 50 occhi puntati addosso, lasciando stare chi ha gli occhiali, che quindi ne ha un po' di più. Di conseguenza, dicevo che questa sera parleremo, al contrario della volta scorsa, dove abbiamo parlato di quello che è stata la storia del modellismo italiano in scala K0 esatta. Questa sera parleremo invece di quello che stai realizzando e che realizzerai con questa ditta emergente, Pico, ditta tedesca. E quindi noi siamo assolutamente curiosi di conoscere questo tuo passaggio da una ditta molto rinomata come era la Roco a questa Pico che sta diventando decisamente importante nel nostro mercato fermodellistico. E capire che cosa è successo quando hai avuto la voglia di cambiare, insomma, avere un po' un'idea di che cosa stai facendo e di come nascono questi modelli, perché probabilmente con le tecnologie che abbiamo visto ci sono un sacco di cose differenti rispetto al passato. Quindi la prima domanda che io ti faccio, poi vedremo se anche gli amici da casa avranno voglia di farti domande, penso proprio di sì, ma diciamo questo passaggio tra la Roco e la Pico, quando è successo, come è successo e soprattutto è stato un altro salto nel buio come quello che hai fatto con la 626 di Roco a suo tempo. Raccontaci quella che è la tua esperienza e come sono andate le cose. Beh, diciamo che
Io ho collaborato con Rocco dal 72 fino al 2014, 42 anni. No? Alla fine del 2014, se mi ricordo bene, mi sembra il mese di ottobre, venne la visita del direttore generale di allora e mi disse: purtroppo, signor Fustini, lei non ci serve più, no? No, senza il purtroppo. Ho detto: lei non ci serve più, noi abbiamo deciso per tutto il mondo di servire direttamente i mercati, non abbiamo bisogno più né di distributori né di niente. Beh, mi dispiace perché i modelli che voi avete fatto li avete fatti perché li ho proposti io, perché io compravo tutta la quantità per potervi pagare più. Mi dice: purtroppo l'amministratore delegato ha deciso così, cioè non è che licenziamo solo lei, via tutti i distributori del mondo, li facciamo molto bene, poi arrivederci, buongiorno, buongiorno. Al che naturalmente il dottor Vilser della Pico venne a sapere di questa decisione e io andai con Daniela a Norimberga, ma non alla Pico, andai solamente per non mancare il mio appuntamento annuale che dal 66, dal 68 non mancavo mai una volta, e andiamo a fare un giro, Eri un affezionato di questo appuntamento. no? Eh sì, perché ho detto no, finché ce la posso fare con la salute, che io non voglio mancare, poi vedo. Certo. Naturalmente Ecco, poi. ti interrompo un attimo, scusa Faustino, mi stanno scrivendo in tanti che ti sentono basso come volume. Devo dire il vero che il volume in effetti è al massimo. Purtroppo l'ambiente forse ha il soffitto molto alto. E quindi risente un po' dell'acustica del microfono. Vedete, il microfono ce l'ha proprio davanti alla bocca, quindi più di così al momento no, non riusciamo a fare. Però dai, comunque si sente, ecco, intendersi si intende. Quindi Allora, andiamo avanti così. ci passa io in questi giorni. E niente, andiamo a fare questo giro. Il dottor Vincent Della Pico mi aspettava, cioè aveva detto ai suoi appiccionato: se vedete Faustini, bloccatelo, no? E Eri così, ricercato. sì, mentre passeggiavamo, lui ci trova, ci incontra. Ah, bene, adesso che hai lasciato Rocco, no? Ha detto Rocco che ha lasciato me e gli altri, dice: Pensa vieni, a te. vieni a collaborare con me. C'è da dire una cosa, che con il dottor Wilfer della Pico io avevo fatto già tantissimi lavori quando lui era titolare della Pola, avevamo Ah. fatto la missione italiana, se si può dire 150 anni, avevo fatto quella dei 150 anni delle ferrovie dello Stato con lui, quando aveva solo Pola, non aveva ancora Pico. E mi Certo. ricordo che gli dissi: però me la devi fare tutto in lingua italiana. Lui mi ha detto: ma sei matto, non ho che perdere, no? Poi alla sera, naturalmente a cena, siccome generalmente nelle cene si avvicinano tutti a me perché io rido, scherzo, no? Cioè, cerco di drammatizzare questi incontri perché sennò questi incontri sembrano tutti funerali, no? E mi dice: senti un po', ma tu quanta intenzione di pezzi, e gli ho detto: tu quanti ne vuoi di pezzi per farlo in italiano? E mi dice: tot. E io dico: ok, va bene, ti accontento, facciamo tutti questi pezzi. E ti dico: che ecco, questa la vedi, è quella dei 150 anni della Pola, Eccola lì, sì. fatta in lingua italiana, no? L'ho scritta fuori, perché per una ditta tedesca, se sai scrivere in italiano, insomma, non è Vabbè, che chiaro, un po' difficoltoso, in effetti. però niente, l'abbiamo fatta, abbiamo fatto questa qui, poi ne abbiamo fatto un'altra ancora più bella, no? Cambiando un po', ho messo la stazione con il cambiando le tegole, ho messo le tegole, invece che con la prima c'eravamo le cose di Ardesia. Ardesia, no? Sì, Cioè, sì. per accontentare sempre, cioè deve essere sempre una cosa che piace anche a me, se no. E quindi la Comunque, collaborazione in realtà è iniziata con questi accessori, non con subito dei rotabili. sì, abbiamo lavorato 7-8 anni, 9 anni con Pola. Poi lui acquistò Pico nel 91, vendette la Pola alla Faller,
E naturalmente lui mi aveva detto collaboriamo, se non posso, io c'ho Rocco, non posso assolutamente, c'ho un contratto, mi dispiace. Vabbè, chiaro, poi era impegnativa a quei tempi, non potevi dividerti fra due. Dietante professionale, no? Capisci? Non posso mica mettere piedi in due case. E allora lui, naturalmente, era lì che mi aspettava, mi diceva adesso non c'è più Rocco, vieni da me. Io gli dissi, guarda, mi dispiace, ma per il momento non voglio fare niente, no? Cioè voglio fare. Si dice l'anno sabbatico, no? Senza farti niente, perché cioè, la scoppola di Rocco era stata piuttosto dolorosa, no? Cioè, mi ha Vabbè, detto ci lei, credo. lei è anziana, non abbiamo più bisogno di lei. Comunque niente, allora quell'anno lì gli ho detto mi dispiace, no, non facciamo niente. Daniela aveva già la M Model, ma commercializzava solo macchinine in die cast in metallo da collezione, no? Sì. Passa al 2015 e nel 2016 andiamo di nuovo a Norimberga, lui era là che ci aspettava, venite a casa mia, stiamo a cena, qui e là, no? Dai che facciamo qualcosa serio. No, non voglio fare più niente, io mi voglio Insomma, lui quindi dedicare. insisteva, era veramente convinto a volerti nel suo staff. Ieri mi ha scritto una lettera qua, un bella. Mi dice dai, vieni a casa mia, mangiamo assieme, ci andiamo assieme, parliamo un po' di futuro. E gli ho detto, guarda che io non voglio farti niente, ma è possibile con tutti gli anni che ho dato al modellismo ferroviario, e passa il 2016. No? E naturalmente io andavo in ditta da Daniela a vedere le macchinine e nel 2017 lui mi telefona più e mi dice, quando arrivi a Norimberga? Io dico, guarda, arriverò domani, bene, vieni subito allo stand. Vado allo stand e mi dice, guarda, qui deciderti. E ha detto, per adesso non ti dico ancora di no. Al mese di giugno mi telefono e dice, vieni in azienda, e ti faccio vedere la mia azienda, così vedi che non è una cosa campata per l'aria, no? E allora io Per gli toccare dico, con mano, insomma. esatto, partiamo in aereo, andiamo su. E lui mi dà il contratto, ha detto no, il contratto lo porto a Daniela, tu il contratto lo devi fare con Daniela, non devi fare con me. Bene, una della favola che firmiamo, almeno Daniela firma il contratto il 31 agosto del 2017 e noi alla fiera di settembre di Novegro presentiamo il Pico, no? Presentiamo la Pico, nel frattempo io ero già stato naturalmente a discutere con l'ingegnere, dicevo. Queste sono le mie idee, queste le ho già proposte alla ditta che rappresentavo prima, non le avevo prese in considerazione, secondo me sono cose da fare, no? Che era la 145, la 141 e altre cose che non posso dire adesso, no? Vabbè, Ah, va chiaro. bene, allora lui dice, ah, bellissime, qui e là, va bene, inizio la collaborazione. Io ho detto a lui, guarda, ho lavorato 40, 34 anni, perché poi era stato il suo, con un certo Mattias Bratos, della Rocco, tu ti chiami anche tu Mattias, se tanto mi dà tanto faremo delle belle cose. Ah, sì, là, siamo partiti così, no? Senza tanto insistere, mi vedi, non mi vedi più, Sergio? No, no, Mi ti vedo. ecco, Ti senza sentiamo poco, vedo che in troppo, tanti si stanno lamentando di questo, ma purtroppo, vedi, mi consigliano di abbassare il mio di microfono, ma se abbasso il mio non sento più voi, quindi vabbè, diciamo che dovranno aguzzare un po' l'orecchio e ascoltare, perché stranamente si sente decisamente basso rispetto alla media. Però tecnicamente lo dico a tutti quelli che stanno scrivendo che cosa fare, ma non c'è modo di fare nulla, perché se io abbasso non vado abbasso ad tu. alzare il suo. Quindi. No, Come mi senti adesso? no, ti sento, ti vedo e ti sento, un po' basso, ma ti sento. C'ho la raucedine, c'ho la voce bassa. E così abbiamo iniziato, io ho portato su le mie idee, diciamo le mie, diciamo, facciamo questo, facciamo quest'altro. Questo ingegnere era ben, diciamo, portato per questo, no? Certo. Cioè, perché quando lui, naturalmente, quando mi ero presentato, io sono Faustini, no? E lui mi dice, come Faustini? Come mi senti adesso? Sì, un pelino meglio, dai, un po' meglio. Ma il microfono, comunque, mi dice, io ho detto, sì, Faustino, Faustino, certo.
l'originale, no? Allora lui dice, ah, benissimo, benissimo, cioè lui mi conosceva naturalmente per aver sentito di tutti i modelli che aveva fatto. E abbiamo cominciato a vedere gente molto preparata, devo dire, preparatissima, gente che ti ascolta, quando tu gli dici facciamo questo, facciamo quest'altro, gente che non ha la puzza sotto il naso, e abbiamo visto i modelli che abbiamo fatto, naturalmente, perché, cioè, se noi guardiamo anche la locomotiva, la 145, insomma. Siamo stati a Savona, ospiti da, non so, non mi scappa il nome, però mi scappa anche la Daniela, loro sono perdonato, Vabbè, dai, in no? due vi perdoniamo. Capodeposito di Savona, dove c'era la Sì. 145, Carlo Francieri. Francieri, Ma non la vediamo la Daniela, vogliamo vedere anche lei. Non deve fare la voce fuori campo. Deborah della Paola, che erano lì che ci aspettavano. Io sono arrivato con due tecnici della Pico, due tecnici del sound, hanno cominciato a mettere microfoni da tutte le parti per registrare bene il sound. Arriva il macchinista Davide, che se mi ricordo bene, il quale mette in moto e non parte la macchina. La macchina non ne vuole sapere di partire. Lui dice, ma l'ho usata fino a ieri sera, ma è impossibile. Vabbè, solamente che i tecnici hanno detto, noi fino alla una stiamo qui, poi lei ci deve accompagnare un poco perché dobbiamo rientrare. Naturalmente io ho ritrovato le mie belle maledizioni, no? Perché ho detto, questi diranno i soliti italiani. No? E prende la favola che dopo un'ora che tribunava questo povero Davide, la macchina Meno parte, male. parte, tutti in corsa, eravamo io, Daniela, Sì, si era visto il fumo c'era esatto dell'accensione. Carlo Francieri. Franceri, c'era Francesco Buchicchio e i due tecnici della Rocco, lì Della parte, Pico. della Pico, scusa, della Pico Questo parte. è un errore che è comprensibile dopo tanti anni. E cominciano a fare le prove e qui e là registrano tutti, addirittura i passaggi sugli scambi e qui e là, e vengono in sound Posso rilassare la voce? e non ce l'ho, invece non Bevi un po' so d'acqua. cosa devo fare. E il morale della favola che abbiamo fatto quella registrazione. Poi, naturalmente, c'erano le foto che abbiamo fatto lì e le foto che abbiamo fatto a Milano e le misure che hai fatto tu, Daniela, con Giancarlo Giancarlo Modesti. Modesti. Per le misure delle griglie e via via, no? Mentre io fotografavo, loro lavoravano facendo tutto quanto. E anche lì, naturalmente, quando ritorniamo alla Pico, dico, le griglie me le dovete fare di metallo. No, ma tu sei matto, no? Qui dovevano costare queste griglie perché dovevano mettere. No, no, fate un lavoro fatto bene e vediamo di conquistare il mercato, perché finora voi siete stati ai margini del mercato, no? E mi hanno accontentato in tutto. Il modello è stato presentato. La FIMS ci ha dato il premio che vedete qui dietro, questo qui, No, non no, si vede, ecco qua, no. niente, basta, niente, insomma. Premio FIMS per il miglior modello dell'anno e lo stesso 2019 la Pico ci ha premiato come miglior export, diciamo collaboratore, ecco. Hanno premiato Daniela. Anche la ditta è sua, no? A me hanno premiato con il modello, Daniela con il modello. E questa qui è la storia breve del da 145, che penso che gli appassionati hanno. È stato un buon inizio, dicevo, siete partiti subito alla grande, con una grande novità per i modellisti italiani che non avevamo mai avuto in scala K0 in modo realizzata in maniera commerciale, se non artigiani che avevano fatto modelli egregi, ma comunque sempre a quei costi dell'artigiano. E in questo caso siete veramente entrati in maniera prepotente sul mercato italiano e lo dimostrano giusto i premi che avete ricevuto e conseguentemente questo primo modello vi ha dato una spinta come una fionda per poter andare avanti a produrne altri e a fare quindi sempre del vostro meglio, come peraltro tu hai sempre fatto in Rocco, quindi non era nemmeno da mettere in dubbio questo, no?
ma sai, con una ditta nuova, la quale faceva già modelli funzionanti, però mancava la finezza, non è che loro hanno guadagnato in finezza facendo un modello per me, era il loro, diciamo, target d'arrivata, no? Perché hanno fatto dei modelli tedeschi, dei modelli polacchi, che sono la fine del mondo, no? E niente, quindi, come dicevo, ci siamo presentati, loro hanno esaudito la mia richiesta, è un successo enorme, no? Sì. Funziona in un modo spettacolare come tutti i modelli tipo, no? E anche vero, la vecchia ditta che rappresentavo. Diciamo che questo è stato il primo anno che i miei progetti hanno avuto nel 2017-18, all'inizio del 2018. E allora ho fatto tutti gli standard, ho fatto tutto, ci mandavano le cose da controllare, disegno via via, e man mano io controllavo tutto, mi mandavo su questo, va bene, perché secondo me lo cambierei in questo modo. E sì, tutti i vari controlli del caso necessari per far uscire un modello eccellente, senza errori, insomma, per non avere poi dopo i contachiodi che ti vanno a fare le pulci su questo o quel particolare, no? Perché tanto quelli ci saranno sempre, però uno cerca di limitarli al massimo. Il modello lo abbiamo consegnato a fine maggio del 2019. Il 31 maggio noi abbiamo presentato il modello per la prima volta in Italia al club Treni Brianza, ti ricordi, siamo andati a Milano a presentare la 145, che tra l'altro la stessa macchina fu presentata in anteprima a Parigi, a metà maggio andammo a Parigi al Museo della Scienza della Tecnica e il gruppo fermodellistico di Piombino era stato invitato al Museo della Scienza della Tecnica con il suo plastico, ma qui ci invitò a partecipare a questo evento, noi accettammo con molto piacere la partecipazione e andammo a Parigi a metà maggio a presentare in esclusiva questo modello e tutti i francesi modellisti, ma c'erano anche tante famiglie, tanti bambini che venivano a vedere la macchina, tutti entusiasti, soprattutto curiosi di questo faro verde che... Esatto, perché ricordiamo, è la prima volta che compare il faro verde funzionante, poi col digitale ha tutte le sue funzioni. È la prima volta che in un modello commerciale compare il famoso faro verde, che una volta era di regolamento, il faro che indicava, se non ricordo male, il primo treno straordinario a viaggiare su binario illegale, eccetera. C'era un regolamento che imponeva la luce verde o la bandiera verde. Quindi Pico è riuscita a creare un nuovo modello, mai visto prima commercialmente, ma anche a rompere un muro che prima... forse la tecnologia non permetteva di abbattere, ma Pico è riuscita con la tecnologia attuale a veramente creare un qualcosa di nuovo. Non solo il modello, ma anche la tecnologia che vi è montata sopra. Sì, diciamo che loro hanno uno staff di tecnici che sono, a parte essere dei ragazzi straordinari da un punto di vista umano, ti dico la sincera verità che molto spesso non trovi nelle grandi aziende. Ma sono dei ragazzi con cui noi ci siamo divertiti all'inverosimile e loro si sono divertiti con noi nei giorni in cui sono stati da noi a Milano e poi siamo andati a Savona a registrare il suono. Periodicamente ci sentiamo, ma anche fuori dal lavoro, senza problemi. E quindi è una ditta questa che possiamo dire che a livello proprio a misura d'uomo, non è la ditta austera che se la tira, tra virgolette, esatto, no? Esatto. Sì. E questo ci ha consentito comunque di instaurare un'ottima collaborazione, perché noi abbiamo un rapporto con questo staff che è bellissimo. Certo. Senza ombra di dubbio che difficilmente nelle grandi aziende c'è, perché c'è il caporeparto, c'è il capovendite che aiuto, sono molto austeri, quindi... No, qui dobbiamo essere sinceri, cioè, nonostante la Pico abbia delle grosse dimensioni,
perché ha 150 dipendenti in Germania e 350 in Cina. Atlantico è l'unica azienda europea che ha il proprio stabilimento di proprietà in Cina, con 350 dipendenti. E naturalmente il dottor Winzer, che è una persona che vede al di là delle montagne, lui una volta al mese, ogni 40 giorni, va una settimana là a controllare tutte le cose che vanno. E quando c'era il Covid andava, faceva 15 giorni di lì a Hong Kong, quindi un albergo, poi andava là, poi tornava altri 15 giorni per tornare, si faceva dei sacrifici, fa ancora. E anche lui. Vabbè, però ci vuole che il padrone vada un po' a controllare il prodotto, perché altrimenti poi ti trovi quelle cose che arrivano qua e oramai come sono fatte, quindi questo è un segno di serietà, no? Di poter andare anche a fatica, però andare a controllare, a verificare che la produzione abbia una certa qualità. Questo è importante. Sai, Pico era molto scettica sui modelli italiani, non avendo mai avuto un mercato che potesse accontentare questa ditta tedesca. Quindi, sai, presentargli un modello italiano era sfondare una porta, e sperando che al di là della porta ci fosse qualcosa che rendeva sia per noi come distributore, per non fare un buco nell'acqua, sia per loro come produttori, perché sai, mettere in piedi un modello, creare uno stampo ha dei costi, il progetto ha dei costi, la produzione ha dei costi, perché purtroppo non ci sono più le cifre che c'erano un tempo, non più. Come quantità, se pensiamo al 6,26 di Faustini nel 1980, le cifre del 6,26 sono imparagonabili con quelle che ci sono adesso. E quindi, beh, chiaramente il mercato purtroppo si è contratto tantissimo, questo è sotto gli occhi di tutti. La scelta di Fausto in un modello che avesse percorso l'Italia per il largo e per il lungo, diciamo, è stato un successo, ha centrato in pieno l'obiettivo. Certo. Quello che ci chiede. Sì, infatti io diciamo che sono veramente stupefatto, proprio sono rimasto colpito da come l'imprenditorialità di Faustino applicata a un mercato fiorente come quello che ha visto il 626 dilagare in tutti i negozi, su tutti i plastici, in tutte le case degli appassionati, ma quando il mercato era in un certo modo, allo stesso modo oggi comunque Faustino con la sua idea e chiaramente Daniela con la ditta e Pico che ha messo la tecnologia, siete riusciti ad avere in proporzione al mercato odierno, quindi con numeri diversi, ma lo stesso boom che avete avuto, che ha avuto Faustino col 626 allora. Quindi è un grande orgoglio secondo me per Faustino il fatto di aver fatto due centri con due colpi. Poi di colpi ne ha fatti tanti Faustino, ma di grande responsabilità, perché prima con Rocco per aprire al mercato italiano, poi dopo con Pico di nuovo per aprire al mercato italiano, e di nuovo abbiamo avuto un perfetto centro nel bersaglio. Quindi è una cosa veramente interessante questa. Sei uno stratega del fermodellismo italiano, no? Si può dire a tutti gli effetti, direi. Quando scelgo i modelli, naturalmente mi devono piacere e poi devo fare i calcoli di vendita. È chiaro. In questi anni tanti modelli che mi piacevano, però facevo i conti, dicevo no, non li facciamo perché voleva finire che ci perdiamo un sacco di soldi. No? Cioè, naturalmente c'era l'animo del modellista, poi l'animo dell'imprenditore che dice non devo perdere soldi. Certo, diciamo che, certo. Adesso non so se c'è qualche modellista che vuole fare qualche domanda, qualche amico che vuole fare qualche domanda. Vediamo un attimino, tanto vabbè, tanti stanno salutando e stanno tutti, diciamo, cercando di ascoltare, purtroppo si lamentano un po' dell'audio basso, ecco, questo è un problema che, dico la verità, non so davvero come risolvere. Io riesco a sentire comunque Faustino, forse è meglio Daniela perché ha la voce femminile più squillante, ma... cerchiamo purtroppo di trovare tecnicamente, non riusciamo a far di meglio adesso, quindi mi scuso con chi sta facendo fatica, ma addirittura proponevano di mettere
un ombrello sopra per fare in modo che la voce rimbalzasse sul microfono, ma se uno è superstizioso non si può neanche pensare di aprire un ombrello al chiuso, quindi... Io non sono superstizioso, adesso lo apriamo, vediamo un po'. Perché purtroppo qui sono 7 metri di altezza, quindi non è ancora un... Forse è quello che ci frega, sai? Adesso ho paura che... Vediamo con l'ombrello, come mi sentono con l'ombrello. Mettilo dietro come se ti riparasse alle spalle, ecco. Così fate gli innamorati sotto la pioggia. Con la canzone I'm singing in the rain. Vabbè, non facciamo piovere, che stasera mi sono già preso una bagnata per tornare a casa, che ero senza ombrello, e quindi mi sono fatto la doccia per strada, che per Genova fa anche bene perché è gratis, l'acqua gratis, quindi è anche qua. Ma secondo me si sente alla stessa maniera rispetto a prima. E in più non si vede il plastico, quindi vabbè. Esatto. E comunque diciamo, mi dispiace se non sentono, purtroppo abbiamo cambiato anche il microfono. Il microfono sì, ho ce l'abbiamo il... messa tutta, posso... Ecco, qualcuno dice che si sente benissimo. Meno male, meno male. Adesso me lo dico io così, ma poi io ho la voce rauca perché sono tornato dalle ferie. Hai preso troppo caldo in ferie e ti sei abbassata la voce. Troppa acqua. Esatto, è l'umido. Invece abbiamo subito una domanda del nostro amico Andrea, che ci ha seguito anche 2 settimane fa, se non ricordo male. Ci chiede, o perlomeno ti chiede, quale modello non ha prodotto per mancanza di mercato, se si può dire chiaramente. Dovrei andare a prendere gli appunti, perché come ti ho detto l'altra volta, l'archivio di tutti i miei progetti, le mie idee, che sono raccoglitori pieni, quanti sono? 102. 102 raccoglitori pieni, dovrei andare di là in archivio a vedere. Però, per esempio, anche come le locomotive a vapore, non tutte si possono fare, perché io ho fatto la 880, ho fatto la 873, e via via, perché erano modelli conosciuti dappertutto, ma c'erano altri modelli che si potevano fare. Ah, beh, certo. li ho scartati perché naturalmente abbiamo fatto 4 conti, ne vendevi pochissime e i prezzi sarebbero saliti. Adesso sinceramente non mi viene in mente, perché sono 102 raccoglitori pieni di idee, di progetti, ma anche questa 145-141 erano tutte le idee che erano là nella vecchia ditta che rappresentavo, poi non la mandavano mai avanti, naturalmente quando abbiamo cessato il rapporto, abbiamo detto voi non le potete fare quelle cose lì, perché naturalmente, anche se non avevo intenzione di far niente, però voi non le potete fare. No? Sì, a questo punto hai colto l'occasione per dire casa nuova, modello che voglio io, no? Ti sei imposto giustamente come biglietto da visita, non è stato male, direi. E dimmi Daniela, tu che hai, diciamo, commercialmente, no, fatto la parte di chi ha comunque curato l'aspetto delle vendite di questa idea di Faustino che si è realizzata grazie a Pico. A livello commerciale è stato un successo solo in Italia o anche all'estero, visto che parlavi di Parigi prima? Cioè è un modello che è andato anche oltre i nostri confini? Allora, tieni conto che noi abbiamo fatto, il primo modello è stata la 145 2018 del deposito di Milano Smistamento. Ovviamente i modelli italiani non vanno molto oltre Alpi, rimangono nella nostra bella Italia. La 145, che è stato un modello richiestissimo da tutti i modellisti, noi non pensavamo avesse questo grandissimo successo. Avevamo fatto una stima d'ordine di una determinata quantità in base alla quantità totale che Pico ha prodotto. La locomotiva arrivò a maggio e subito ci siamo accorti che i modellisti italiani volevano questa macchina, erano ansiosi di avere tra le mani un modello nuovo, inedito, diverso da tutti quelli che fino a quel momento avevano potuto toccare con mano. E subito ci siamo accorti che le quantità che noi avevamo ordinato non erano sufficienti per accontentare tutti. E di solito succede al contrario, no? Che uno fa l'ordine e poi ti resta in magazzino. Esatto. Quindi cosa abbiamo fatto? Prima che
la macchina fosse messa sul mercato internazionale, abbiamo ritirato tutte le macchine che Pico aveva prodotto, con una diatriba tra me e Fausto, perché mi diceva: ma tu sei matta a non ritirare tutte queste macchine, non possiamo fare questo salto di ritirare tutte queste macchine. Fortunatamente è stato il passo che ci ha consentito di trovare il successo che questa macchina poi ha realmente ha avuto. Certo, e, così, e quindi avete messo un piede prepotentemente nel mercato italiano. Il resto del mondo è stato senza questa macchina, la prima versione del modello. Forse in tutto il mondo 150 esatto, anche perché... perché lei gliele ha ritirate tutte, no? Anche perché l'accordo che noi abbiamo fatto con Pico, qual è? Quello proprio per incentivare il mercato italiano, quello di riuscire ad avere i nostri modelli italiani sul nostro mercato due mesi prima rispetto al mercato internazionale. A volte io ricevo delle mail o delle telefonate da parte dei modellisti che mi dicono: ma come mai hai annunciato l'uscita, ti faccio un esempio banalissimo, della Loco Italia che ci arriverà domani, e in realtà nel sito di Pico è a luglio, proprio perché siamo riusciti, in base a questo accordo, a far sì che i modelli italiani arrivino sul nostro mercato due mesi prima, proprio per accontentare i nostri modellisti e proprio per poter avvantaggiare anche i nostri clienti che si trovano nelle condizioni di vendere il modello prima rispetto a negozianti tedeschi, negozianti austriaci e via discorrendo, negozianti che chi ci sta ascoltando conoscono sicuramente meglio di noi. E quindi, però indubbiamente in questo modo Pico riesce ad arrivare un passo prima degli altri e poter in qualche maniera quindi andare a saturare quello che è il mercato, soprattutto con novità di questo calibro come il 145, ma parleremo anche dopo del 141, come può essere stato col 145 con i carri Shims. Passiamo da una locomotiva a un carro. Siamo andati io e Fausto a fotografare i carri Shims in un interporto a Piadena, e c'erano questi carri Shims e li abbiamo fatti riprodurre a Pico, la prima versione andata a ruba subito. Erano realmente, riproducevano realmente il modello. Abbiamo quindi riproposto lo stesso carro con un'altra numerazione nell'anno in corso, e anche il carro è andato a ruba, tant'è che il carro noi lo abbiamo avuto due mesi prima rispetto al resto del mondo, comunque al mercato internazionale, e oggi il carro che doveva essere sul mercato internazionale non c'è più, proprio perché siamo riusciti a ritirare tutta la quantità, tutta la produzione di questo carro e a soddisfare le esigenze dei nostri modellisti, anche perché quello che ci preme è riuscire comunque a soddisfare chi è modellista italiano prima del modellista tedesco o austriaco, inglese o americano. E quindi spesso e volentieri noi riceviamo articoli italiani che Fausto chiede a Pico di riprodurre due mesi prima rispetto al resto del mondo, al mercato internazionale. Questo è decisamente un bel vantaggio dal punto di vista commerciale e anche per noi appassionati, perché io mi metto nella schiera degli appassionati, anche se io colleziono americano, ma ogni nazione ha le stesse problematiche, tutto il mondo è paese, quindi mettendomi nei panni di chi voleva questo modello, ha avuto senz'altro dei bei vantaggi. E secondo me il punto di forza è stato anche quello di aver prodotto subito un modello efficiente, perfetto e molto valido, e questo nella mente dell'appassionato in maniera subliminale gli dice: compra ancora da quella marca che lavora bene. E quindi da lì in avanti il cammino è stato spianato dalla qualità del primo, chiaramente deve essere mantenuta anche nei modelli successivi, ma ha dato decisamente un bel biglietto da visita, e di questo vi siamo tutti grati. Siamo grati a Faustino che ha avuto l'idea e il genio di poter scegliere il modello giusto, e chiaramente anche Daniela che ci ha messo la ditta e ci ha messo l'impegno di commercializzare. Quindi siete una squadra decisamente interessante per noi appassionati
di modellismo. Vedi, Sergio, c'è da dire questo. Quando li hanno fotografati, i cari Phoenix, era arrivato un convoglio, in quel momento erano circa 25 carri nuovi di pacca, senza niente proprio. Gli ho detto, fotografali tutti, da una parte e dall'altra. Poi, sempre sul piazzale, c'erano i carri Phoenix con i graffiti. Ho detto, fotografali tutti anche questi, no? Anche e quello. Erano i vecchi Trenitalia, ma cancellato con il pennello Trenitalia in piccolo, e sotto c'era scritto Mir, no? Ma scritto col pennello, perché fotografali tutti. E di fatti quest'anno o l'anno scorso sono usciti quelli dei graffiti. Adesso a settembre escono dei carri scienzi invecchiati, ma non di fantasia, sono esattamente uguali alle fotografie che ha fatto Daniela in questo uguale. Infatti, quando loro me le hanno mandate quelli dell'articolo da correre, ho detto no, qui devi fare così, qui devi fare così. Ecco. Quindi non solo il modello, ma anche la sua sporcatura è già pronta di fabbrica. E dopo, chi non gli piace non lo compra. Ma io, mi piace che il modello sia fedele al reale, io nella mia collezione, in me, anzi, se tu guardi del plastico, stanno girando proprio gli Shields, no? Sì. No, ma è importante. Noi abbiamo visto una serata di Senti chi parla, avevamo ospite Davide Licheri, che è un noto. Volevamo questa sera portare la 145, ecco, che Davide ci aveva sporcato, ma avremmo dovuto aprire il plastico a casa, che ha la teca, e siccome è incassata dentro nel mobile, allora. No, non si porta. Se Davide ci sente, la sua, diciamo, la 145 che lui mi ha invecchiato, ce l'ho a casa, in soggiorno, in una teca, e nessuno la deve toccare. Assolutamente. E fare le pulizie, no? E invece ascolta, Eugenio ci fa un'altra domanda, o meglio, come prima, ti fa un'altra domanda, in questo caso per entrambi, per voi due. Vuole sapere quali sono i numeri che il mercato chiede per produrre un modello e venderlo quindi nel mercato italiano. Quali sono più o meno le cifre che vi convincono a produrre un modello, perché i numeri ci sono? Grosso modo, è chiaro che non si può fare un numero esatto, ma... Sì, un numero esatto no, però diciamo, il discorso è questo. No? In base alla quantità c'è anche il prezzo di vendita. Certo. Come dicevo l'altra volta, se io della 145 a picco dicevo me ne fai 5.000, sarebbe costata molto meno. Ma siccome quei numeri lì non si raggiungono più, sono molto lontani, e allora bisogna dire, bene, la 145 la facciamo, quella del primo lotto, no? E poi facciamo quella del secondo lotto. Allora, che differenza c'è? C'è questa differenza. Allora, calcoliamo un volume, per dire, totale di 3.000 pezzi, sia di primo lotto che di secondo lotto, e fate i prezzi, no? Naturalmente di quello. Dai. E tu cominci a fare con le griglie di metallo, con tutte queste belle cose, poi cominciano con l'illuminazione interna, l'illuminazione esterna, il terzo faro, il quarto faro. I suoni realizzati. Loro me lo mandano a me prima il prototipo, ce l'abbiamo anche lì, e io in base a quando mi ha fatto la registrazione dico no, questo lo mettete F3, questo lo mettete F4, cioè anche le sequenze. Certo. Siamo noi che ve le dettiamo. Perché per loro mettere il fischio prima e il fischio dopo non è che le metterà, diciamo, no. Sì, la stessa cosa, l'importante per loro è metterle, poi dove non è. Allora, diciamo, chiaro. Anche perché il decoder è un decoder tipo. Molto spesso ci dicono che il decoder, se il decoder è installato, è un decoder di altre marche. No, il decoder nasce come decoder tipo. Fatto da loro, certo. Studiato da loro. E quindi la domanda che fa Luca, che chiede se i suoni li realizzate voi, effettivamente sì, siete andati a registrarli e quindi a realizzarli di persona. Esatto. Sia per la 145 che siamo andati a Savona, che per il 141, che in una giornata piovosissima il caso con questi due tecnici di picco è andato a Milano, slittamento a rialzo, senza squadra di rialzo. I due tecnici del suono erano con Arturo Paruzzo, che è l'unico macchinista abilitato per portare la 141. Addirittura.
siccome Arturo ci conosciamo tanti anni, no? Allora io l'ho telefonato e ho detto, senti, vieni giù. Lui è partito da Sondrio, perché abita a Sondrio, è venuto giù la mattina, c'era la 141 pulitissima, come una macchina appena uscita, no? Appena tolta dalla scatola. Sì, bravo, l'ha messa in moto, due tecnici ha messo di moto, loro microfono, e ha cominciato a fare tutte le prove, no? Fuori da rialzo andavano per 200 metri, poi rientravano, perché cioè, lì passano tutti i treni. Alla fine c'era da prendere alcune misure che sui disegni FS non c'erano. Allora c'era l'ingegnere Stefano. C'era l'ingegnere Stefano, dice dai, me la fai portare dentro, perché se sto fuori sotto questa calzone, ha fatto tutte le misure, no? Allora Arturo, portami dentro la macchina per cortesia, cosa dentro? E questo prendere tutte le misure. Io ero lì, penso che se tu guardi dalla griglia superiore, dalla 141, si vede l'asse della ventola, anche nel nostro modello, non è funzionante. Quando ero lì che lui prendeva le misure, dico, Stefano, mi devi fare anche quello. Ma tu che cosa mi devi fare anche quello? E difatti l'hanno prodotto, per dirti, sono dei ragazzi fantastici. Non è, indubbiamente hanno saputo realizzare bene un modello, ma decisamente hanno avuto te che li ha guidati a non fare cose semplificate. Insomma, tu conosci quanto i fermodellisti italiani sono pignoli e sei riuscito ad accontentarli. Direi che ho visto solo elogi a questi modelli, di conseguenza è un caso veramente più unico che raro, no? Perché poi il pignolino lo trovi sempre. In questo caso Pico ti ha dato veramente ascolto e noi di questo siamo molto contenti, assolutamente. Anche perché, come dicevi tu, dopo il successo del 145 è arrivato il 141 e probabilmente i numeri sono andati in crescendo. O dico male, è una mia impressione. È una tua impressione, perché dobbiamo tenere conto del Covid, dobbiamo tenere conto che parecchia gente non stantia un po' a spendere perché non sa il futuro quale sarà, no? Ma la televisione continuano a parlare licenziamenti, non licenziamenti, più e là. Ah, quello è vero. Diciamo che il pezzo che abbiamo venduto, non abbiamo ricevuto un mail di lamentela. E questa è la cosa migliore, che ne abbiamo venduti tanto e poco, non è importante. L'importanza è metto questa macchina sul mio plastico, funziona, traina, fa tutto quello che deve fare, no? Come se ci fosse il macchinista a bordo, che poi se guardiamo al 141 addirittura le funzioni, c'è anche l'illuminazione del banco di manovra sulla macchina, no? Addirittura alla fine, anche questo è il primo sul mercato mondiale ad avere l'illuminazione, no? Sul banco di guida. Esatto, bravo. E allora diciamo che anche qui i modelli non sono tutti uguali, no? C'è stato quello di epoca terza e quarta, il quale se uno lo guarda bene vedrà che ci sono i pezzi cristalli orizzontali, no? Che vanno adesso, non si vede lì, orizzontali, e gli altri invece sono verticali, no? E sembrano delle fesserie. La 1019, mi sembra, no, la 1019, addirittura c'è una fotografia di Hans Rosenberger, perché io continuo a ringraziare tutti gli amici modellisti, perché mi mandano tante foto, io poi ci studio sopra. Questa foto, presa da dietro, si vede che il portello di entrata del macchinista non ha il tetto cristallo, perché quando l'hanno fatta, è andata in linea, è andata per alcuni anni ha viaggiato senza questo terzo cristallo sulla porta. Io dico, con l'ingegnere di dopo questo fa la manovra andare indietro, se piove non vedo il tubasso, no? No, infatti. Però se uno ha una foto che giustifica, possono essere versioni differenti, no? Esatto. E difatti abbiamo fatto la prima serie, quella dell'epoca quinta, la nostra, con i corrimani, con i battipiedi e via via, e questa ha tutti i terzi cristalli verticali, che erano stati messi dopo la prima revisione fatta, no? Invece poi dietro il terzo, quarto, le prime uscite, no? Che erano in funzione, il vecchio scoglio per fatto lì, hanno i terzi cristalli orizzontali. Abbiamo curato tutti questi mini in particolare. Poi uno gli abbiamo messo i
tenda. Le tende per il freddo, no? Ah, sì, tenda frontale. Con la frontale, esatto, e poi l'altra è fatta senza, diciamo, questo tema. Ma al mese di settembre uscirà anche la 141.023. Ecco, a proposito faccio vedere qualche foto che mi hai mandato te delle diverse versioni. Credo che questo sia il momento giusto. Provo a farle vedere. Iniziamo dal 145, ci spieghi tu quali sono le varianti e poi passiamo al 141, così andiamo in ordine di presentazione dei modelli sul mercato. E così speriamo anche di rispondere a Dario che ci chiede qualche anteprima, qualche spoiler per gli amici di Senti Chi Parla relativamente alle prossime uscite. Quindi quello che ci potrai dire, dici, che noi abbiamo le orecchie ben aperte. Allora adesso condivido la pagina con la, diciamo, il tuo foglio, no? Perdonate un attimo il tempo tecnico, che informatica io dico sempre come Woody Allen, che aiuta a risolvere tutti quei problemi che altrimenti non avresti. E quindi adesso vediamo di condividere la finestra, che dovrebbe essere pronta. Un momento di suspense per gli amici. Eccola qui. La vedete? Eccola qua. Sì, si vede benissimo. Allora, qui vediamo quelle di primo lotto, sulla sinistra della foto, con il logo in rilievo e con il tubo di scarico che è sulla parte superiore. A destra vediamo quelle di secondo lotto, dove il logo in rilievo non c'era più, ma era un logo verniciato, bianco, grigio, perché, e con il tubo di scarico lo vediamo che è lì sulla parte, diciamo, obliqua che scende giù, no? Sì. Lo spostamento c'era prima. Questa era la prima cosa. E dobbiamo ringraziare Giancarlo. Giancarlo, che naturalmente Giancarlo Modesti. E se ci sta vedendo lo salutiamo. Esatto, mi associo anch'io ai saluti al grande Giancarlo. E Giancarlo ci ha aiutato moltissimo con le foto, consigli, misure. È stato dovuto fare 50 anni. Poi qui vediamo dalla parte dell'inverter, no? Dove abbiamo quelle di primo lotto sempre con il logo Riviero, però se tu guardi con rimani sono di una forma diversa di quella di secondo lotto. Vero. Quelle di secondo lotto usciranno, penso, mi sembra che sono invece. Ah, poi una terza differenza, qui abbiamo sopra quelle di primo lotto che il telaio non ha la giuntura e per il sollevamento avevano dei ganci. Quando ho fatto il secondo lotto, invece tu vedi il telaio è giuntato, forse questo per vibrazione, non lo dico, non sono un ingegnere, e per il sollevamento hanno fatto dei fori passanti dove la catena entrava da una parte e usciva dall'altra e veniva sollevata la macchina. Queste sono tutte cose veramente che quando le abbiamo fatte, fotografie che avevano dato per caso, poi andando via, diciamo, a Milano giustamente, adesso uscirà questa macchina qui di secondo lotto che ha alcune differenze sostanziali con quelle di primo lotto. Beh, sono tutte varianti che Pico può fare con piccole modifiche di stampo, però può tenere tanti articoli nuovi a catalogo, quindi è una grande opportunità quella di avere delle varianti, che poi noi conosciamo bene i collezionisti, poi le vogliono tutte, quando soprattutto il modello è piaciuto, il primo, vuoi anche tutti gli altri. E quindi credo che possa essere una grande opportunità quella di creare diverse serie, come nella realtà ovviamente tutte fedeli, no? Vediamo lo stesso lavoro anche sulle 141, che anche qua stanno per uscire delle varianti, giusto? Sì, come ti dicevo, allora la 141, se tu guardi vedrai che c'è quella di epoca terza, quarta, no? Eccole. Allora, qui io ti ho segnalato che c'è i tergicristalli che sono sui finestrini, che sono quelli orizzontali, no? Poi la griglia che è aperta, poi quando esce quella di epoca quinta ha i deflettori sulle finestre del macchinista, c'ha i tergicristalli verticali e quindi abbiamo messo le tende, no? Per la copertura.
Beh, questa è un'aggiunta interessante, che è comunque un accessorio che all'appassionato fa gusto, no? Perché come lo vedi nella realtà lo puoi vedere anche sul plastico, quindi Tu vedi, ci tu sta. dici anche i corrimani color neri, no? Ma non hanno né battipiede né forza né niente. Poi con l'andare del tempo ho capito che dovevano mettere battipiede per questioni, diciamo, In sicurezza. di sicurezza, e avevano rinforzato anche con questa barra longitudinale tutti i corrimani, perché sennò si piegavano quando uno si appoggiava. Certo, Grazie. certo. Questa qui. La prossima, che uscirà invece a settembre, che è quella che dicevo, e qui fate vedere la griglia, che si vede quella barra sotto, Sì. no? Che è quella della ventola per il raffreddamento del motore, no? Non so, io non vedo più niente, eccola qua. E qui Questo vediamo qui alcuni particolari, sempre delle della serie, questa epoca quinta. esatto. Vintage cristalli verticali, corrimani con battipiede, rinforzo centrale, deflettori alla finestra e della cabina. Quindi. Questa macchina l'avevo fatta per noi piccoli in esclusiva mondiale, cioè l'abbiamo avuta solamente noi in Italia. Questa è la prossima, che è la Ecco, quindi questa qui è una cosa 1.300. inedita che non c'è ancora sul mercato. No, arriverà fine settembre, penso, sul mercato Ah, quindi qui italiano. accontentiamo chi voleva qualche anteprima, eccola qua. Allora, qui vediamo che hanno tolto le griglie laterali, perché queste erano un totale di 7 macchine, che avevano cambiato il motore, avevano messo i motori più potenti di 7 Fastini, che avevano sostituito il Brembo e via via. Allora, noi vediamo le griglie rimpicciolite. Sopra la griglia non è più quella quadra che abbiamo visto prima, ma tonda. C'è questo camino che cambia, no? E questi qui sono i corrimani con diciamo, il rinforzo di epoca quarta, cioè in poche parole terza, quarta con i neri, quarta questi qui gialli con i rinforzi, e poi la quinta è quella che abbiamo visto prima con i battipiedi e Quindi via via. questa sarebbe la versione che va a infilarsi in mezzo fra i due modelli che attualmente sono disponibili. Esattamente. Ah, perfetto, quindi andiamo a coprire uno spazio temporale che in questo momento mancava perché è stata riprodotta la prima e l'ultima versione. Questa è la versione intermedia, quindi sicuramente interesserà per chi fa quest'epoca, epoca quarta, e comunque anche chi avrà le altre due, immagino che, visto che si dice anche non c'è due senza tre, vorrà sicuramente avere anche questa in versione che è la congiunzione, l'anello di congiunzione fra le altre due presenti. Questa macchina, che era del deposito di Savona, devo ringraziare Franco Pippi, che penso che tu conoscerai, perché Sì, Franco, peraltro è andato in pensione poco fa, quindi Franco Pippi buona ha pensione, fatto Franco. un sacco di fotografie, è una persona spiritissima che io non Vero. conosco personalmente, penso, però quando gli ho chiesto le foto me le ha mandate, quando gli chiedevo qualche particolare subito, il giorno dopo. Cioè, in poche parole, i modelli escono bene se siamo aiutati dagli amici modellisti, perché se no, insomma, Certo. uno da solo non può fare come 10 teste, no? 10 teste per 6 serie qualcosa fanno, eh? Vero, vero. No, no, direi che Perché se si mettono insieme le idee dell'imprenditore insieme alle possibilità logistiche della ditta che distribuisce, ma anche chiaramente una grande base di fotografie, di filmati e tutto quanto per poter creare il modello correttamente, la squadra, deve per forza vincere, no? guarda, io ti devo dire sinceramente, quando abbiamo fatto la 1019, no? La 145, la 141, la 1019, io non mi ero accorto che sul portello di entrata della cabina non c'era il tergicristallo. È stato Hans Rosenberger che mi ha telefonato e mi ha detto: stai attento che non ci vuole il tergicristallo lì. E allora io ho corretto subito il disegno, perché sennò Meno male. come fai ad accorgerti di questo particolare? No, per dirci, Sì, ci vuole invece anche io l'esperienza di chi magari ha 1.000 foto in casa e se le studia una per una e quindi. esatto. Allora io dico sempre, amici modellisti, mandate le foto, mandatele alla M-Model, mandatele a me direttamente, che poi se mi gira l'idea, che alla più che piace la facciamo, no? Perché adesso
di carne al fuoco ce n'è, Ah, immagino. però Quindi mi ha diciamo, senza dare delle anticipazioni, se non puoi darle, però possiamo rassicurare che ci sono tanti progetti nella tua testa e su questo non abbiamo dubbi, ma speriamo che ci siano anche tanti faldoni pronti all'apico per poter entrare in produzione. sono già tutti su, non posso dire perché se no mi cadono la lingua veramente, ma c'è della roba che se me la fanno sarà veramente da godere, guarda. Bene. Allora speriamo già di poterle vedere prossimamente queste novità, anche se immagino che dall'inizio diciamo, all'inizio della progettazione all'immissione sul mercato normalmente passano un paio d'anni, no? Compiti 2 anni. Allora, Rocco, parlando sempre di Rocco, mi faceva un modello ogni 4 anni. Noi Colpico, diciamo adesso sono 4 anni a settembre, no? Ci ha già fatto 2 modelli, no? Senza contare le Taurus, senza contare la 191, le tutte Certo. cose, che quelli, vabbè, sono colorazioni, io con le modifiche, però magari la quantità È troppo è piccola. troppo bassa, non me le fanno, perché mai 15. Cambiali, queste cose sono L'imperiale. imperiali, fai girare. E lui dice, sì, ne vuoi 1.000? No, grazie, allora siamo contenti di questo. Io spero di avere qualcosa. Le novità le vedremo a Verona o a Novegro? Beh, Verona No, a sì. Verona Ecco, si dovremmo chiede essere anche Diego. noi. Vabbè, Non siamo novità. che non No, siete delle però novità, ma sono sempre siete in scala esatta, quindi va bene, no? Non avete difetti, quindi. io spero di avere a Verona la 141 con la linea di deposito di Savona. Spero di averla in modo da farla vedere ai clienti. Funzionamento lo facciamo vedere tanto funziona come le altre, no? Vabbè, Però quelle credo che anzi. far vedere proprio le differenze che ci sono. Perché quella lì è una carrozzeria completamente nuova, tutta completamente diversa dalle Quindi nuovi stampi, nuovi particolari, impossibile da migliorare quello che era già stato fatto, ma sicuramente sarà bella alla stessa maniera. La 141 abbiamo ricevuto da tante persone, anche qui dobbiamo ringraziare sempre Giancarlo Modesti, ma anche Carlo Pezzoni. Carlo Pezzoni, che ha dato talmente tanto poco, dopo Franco Pepe. Sai, tu gli chiedi mai, mandami qualche foto, ma non ti arriva con 2000 2.000 foto. foto. Sì, Vabbè, esatto, no? Questo mi ha piaciuto, meglio averne di facciamo più che non averne, no? Perché poi se mancano dei particolari delle viste è un problema, quindi. no, ma con Bulloni ti scrivono subito, guarda che hai fatto. No, no, io dico sempre, cioè, l'importanza è di avere l'aiuto dei miei amici. Certamente che io prima di fare un modello devo calcolare anche che Daniele li possa vendere, perché se non quello mi prepara più il prosciutto e il cappelletto da mi mette la locomotiva da mangiare. No, no, beh, chiaro, diciamo che il ruolo dell'appassionato comunque vedo che è sempre importante, perché al di là che poi il modello venga scelto dalla ditta perché deve ovviamente guadagnare, deve avere mercato, deve essere un modello richiesto, perché altrimenti il mestiere della ditta verrebbe a non essere tale. Però se gli appassionati insistono su qualche cosa, è probabile che poi venga almeno presa in considerazione, senza promettere che venga fatta, ma almeno viene presa in considerazione. Quindi, come dicevi tu prima, Faustino, mandate foto, perché a forza di raccogliere idee, chissà che qualcuna di queste non diventi un modello in scala 1,87. Serve, il problema qual è? Se tu vai su con un'idea e questi te la scartano, tu sei fregato. Ah, sì. Tu vai su con 5 idee, con 5 faldoni di fotografie, con tutte le modifiche che puoi fare, questa cosa, te ne scarteranno 4, ma uno la devono accettare per forza, Alla perché fine, sono io. almeno li prendi per stanchezza, una te la fanno, no? Sì. Ma poi io gli rompo le scatole, ma sto tranquillo, Ah, perché fai bene. Guarda, finché sono questi risultati, rompi quanto vuoi, che va benissimo, a tutte le ditte che vuoi. guarda là dietro che c'è la 141 che sta girando ancora, no?
Vediamo che è tutta la Vediamo. sera che gira e credo che non sia neanche calda, no? Probabilmente. No, una sera me la sono prima di Accesa. uscire, l'ho lasciata accesa, sono arrivato la mattina per qualificare. Beh, si può dire che hai fatto un test degno di quella che potrebbe essere la procedura anche in fabbrica, no? Perché immagino che i modelli li facciano girare, li facciano provare, Loro le provano tutte. Io ho no? Pensa. parlato con Viper e tutte come arrivano in fondo alla catena prima di scatolare vengono tutte provate, no? Quando le fanno girare. Infatti, scusa se ti interrompo, faccio quella 145, loro avevano fatto su YouTube, Pico aveva presentato tutto il processo della produzione del modello, l'assemblaggio di tutti i pezzi. Questo ci ha anche aiutato a vendere il modello, perché il modellista si rende conto di che cosa c'è dietro all'uscita del modello, perché a Certo. vedere assemblati tutti i pezzi di queste manine, di queste cinesine che minuziosamente ti assemblavano le luci, i corrimani, le griglie, questo de devo dire la verità, ci ha aiutato a scoprire un mondo dell'assemblaggio, della realizzazione del modello e ci ha aiutato anche a vendere il modello perché si sono resi conto che era comunque ben fatto come modello. E questo dimostra che il made in Cina può essere anche qualitativo. No, Sì. senz'altro. Sì. Senz'altro perché se c'è gente che ricontrolla questi. Perché là non sgarano, cioè, non è. Vabbè. Cioè, ci sono sui comunisti, là, ma però cioè, chi sgara lo mandano in campagna a lavorare. Perché Pico, in È Cina vero. fa la scala K0, la TT e la N, ma in Germania loro nella fabbrica fanno la scala G, quella da Ah, giardino. è vero, altro mercato interessante che non ha modelli italiani, quindi chissà, eh? No, aspetta. Perché quando noi siamo andati 2 anni fa, 2 o 3 anni fa, quando Pico ha fatto il 70° anniversario, e noi abbiamo organizzato un pullman per la visita alla Pico, abbiamo visitato lo stabilimento della Pico e c'era la produzione scala G, ecco quella che voi vedete Vedete là in in fondo. fondo, quella in Sì, aspetta che fondo, ingrandisco un po' lo schermo, così quella magari. scala G Sì. è un po' sfocata, ma è la scala G e c'è anche un carro Schinz telonato verde, Merci Italia, ed è un carro Ah, quindi stiamo diciamo sbarcando anche nei giardini degli appassionati italiani, eh? e noi quando siamo stati alla Pico abbiamo proprio visto tutta la produzione della scala G, proprio perché lì producono la scala G. Eccolo, vabbè, quindi questo è un modello a tutti gli effetti italiano, sì, non c'è Italiano. dubbio. Quest'anno uscirà sempre in scala G un carro EOS. Il problema qual è? Ottimo, questa è un'ottima notizia. Effettivamente il problema è questo, cioè la quantità che Pico ha prodotto di quel carro lì, di Merci Italia Rail, che loro hanno prodotto per accontentarci, noi se andiamo avanti con le vendite così ci vorranno 10 anni a finire. Perché E da noi purtroppo non è non una lo so. scala. Eh beh, sì, non. Adesso Daniela va a spegnere l'automotivo Ecco, a vapore. sì, io in effetti adesso non capivo bene, già si sente poco, ora stavo per dirlo, ma Daniela è troppo avanti, ha già capito che era da spegnere, quindi abbiamo veramente una squadra vincente con Faustino e Daniela e non li ferma nessuno. Daniela, perché No, io no, beh, tu metti diciamo, il motore per partire, poi Daniela guida, eh. quello sempre, io faccio il passeggero. Comunque, vedi, abbiamo fatto fare anche Ma ti scala siedi G. dietro e lasci lei davanti coi guanti o ti siedi a fianco E con me? poi mi deve pulire il sedile. Ah, ok. Ok, questi sono. È uno scoop anche questo. Comunque per dirti, cioè, Sì. abbiamo convinto la Pico a farci dei modelli italiani con scala G e loro è 30 anni che fanno la scala G, ma non hanno mai fatto un pezzo per l'Italia, no?
io li ho convinti, poi mi hanno detto però purtroppo la quantità che era la minima per la loro quantità, per i loro prodotti di scala G, è molto superiore. Digli 2 anni fa quando sono andati su cosa c'erano, quelli che li compravano. Mamma mia, uscivano con i carrelli della spesa pieni di scala G. Mamma mia. Vieni, vieni. Il sogno di ogni appassionato, non andare a fare la spesa al supermercato dei treni. Sì, sì. Rientravano, prendevano i carrelli e riempivano con tutta la scala giro. Ma questo qui è già un sito uno con 2 carrelli pieni, no? Privato, eh. Perché questo sì, sì, sì. Ha già comprato tutto quello che noi vendiamo in un anno in Italia. È un buon cliente, quello è da tenere buono, così ti fa già il fatturato di un anno. E qua vedo Andrea che chiede addirittura se fosse possibile un locomotore da manovra, un 213, sempre in scala G, perché ovviamente una volta che hai i carri gli vuoi mettere davanti qualcosa a trainarli. C'è il rischio che si riesca ad avere anche un locomotore in scala G? L'ho fatta con Rocco, no? Poi il mio figlio con come Comfer l'ho fatto la 245 con la DL. Sì, ma sai che avevamo chiesto anche tipo l'ICE di Carabone. Ah, sì, però non riusciamo a arrivare alle quantità, purtroppo. I numeri sono bassi. A meno che non si riesca a fare un modello che esiste già nel loro mercato, tipo un V60, con una semplice riverniciatura, magari quella di Surfer, come è successo in scala N per la Flashman. Ma non abbiamo numeri, Sergio. Anche per quello. L'avevamo proposto. Ne chiedono 500 pezzi. Tanti. Ed è anche un impegno economico notevole, perché voi questi li dovete pagare tutti e subito, quindi non è un gioco, no? È Daniela di pagare subito, io non c'entro. Vabbè, allora che te frega, tu faglielo fare, Faustino. Ma dopo lo deve firmare lei, hai capito? Hai capito, poi cioè, alla fine il conto in banca è uno, quindi... No, è il suo. Ah, il suo addirittura, ancora peggio. Diciamo che noi abbiamo un appassionato in scala G qui delle nostre parti. E non ti vediamo più, Daniela. Abbiamo perso il valore delle quote rosa di questa serata. Ecco qua. Il signor Maurizio Ghiglioni, che c'è vedo che c'è, sta guardando il video in diretta, il figlio Daniele, ciao. E lui è un appassionato in scala G, che venne con noi a Sonnenberg 2 anni fa, o per adesso non mi ricordo, 2019. Venne con noi in gita a Sonnenberg, si divertirono tanto. Immagino. No, ma poi ha fatto un bel circuito in casa in scala G, il papà di Daniele, no? Che è da vedere, perché è tutto un'altezza, no? Passa da una stanza all'altra, è bellissimo. Invece io ho un metro e mezzo e basta, no? Vabbè, bisogna accontentarsi, no? D'altronde. No, io adesso mi sta preparando Marco Viti un plastico con lo smistamento da mettere a casa mia, no? Fare tutti gli smistamenti. Ha detto mio, ho già fatto 2 idee, li dobbiamo vedere assieme, tra 15 giorni abbiamo giusto se le vedo, poi non me lo tocca. Cioè, c'è qualche altro appassionato che vuole sapere qualcosa, se... non chiedetemi novità future che non siano catalogo. Ecco, sì, quelle cose diciamo sono coperte dal segreto industriale, quindi effettivamente Faustino non si può giustamente esporre a dire cose che... andrebbero comunque a rovinare la sorpresa del mercato, quindi... No, ma poi se lo succede, 5 anni fa ho detto vorrei fare quello che motiva diesel lì, qualcheduno che vuole l'hanno fatta subito, no? Hai capito, sì, poi magari qualcuno ti brucia sul tempo, magari quello fa male, non lo fa bene come lo fai tu, però intanto è uscito e intanto il mercato è andato, quindi assolutamente. Niente, ma come è stato? 2 anni fa che ho detto una parola sulla novità... Mi hanno subito telefonato, richiamato, dicendo tu non devi dire niente. Ecco, in effetti un'idea simpatica che dice Giampaolo. Giampaolo è un appassionato genovese, ora lavora in Svizzera, ma lui abita a Casella. Casella è il capolinea della famosa ferrovia metrica, scartamento metrico, Genova-Casella, che è veramente una chicca. Vi consiglio di, se vi trovate da quelle parti, di fare un giro, perché a parte che in quella zona si mangia molto bene, ma
questa è una cosa per noi golosi. Ma addirittura lui dice: chissà, proporre qualcosa sulla ferrovia Genova-Casella, visto che ha un po' le sembianze del treno svizzero classico che in scala G è senz'altro ben quotato. No, no, delle foto. Foto, ok, quindi Giampaolo, scatenati. Tutte le foto che puoi, hai sentito, ne ricevo una migliaia, quindi mille più, mille meno, non è un problema a questo punto. Lato, di sopra, di sotto, e poi io lo presento portando su quei disegni e via. Diciamo che si può fare tutto. Se questo di uno Genova Casello, scala G, ha qualcosa che possiamo recuperare già di macchine che loro fanno, magari la Certo. Può essere senz'altro di vantaggio perché devi fare meno stampi e devi produrre quindi meno cose dal nuovo, no? dicevi Poi. prima che c'era Paolo Beverini anche, non so se Scusa? c'è ancora. Paolo Beverini c'è ancora Paolo Beverini, all'ascolto. sì, e io prima l'ho visto che salutava, che era ancora, che era collegato. Non so se ci sia ancora perché io non vedo dei 28, anzi 29 che sono ancora collegati, non riesco a vedere i nomi. Se non scrivono sulla messaggeria, per me sono solo numeri. E purtroppo, non riesco a capire chi sono, quindi non riesco a dirti se c'è. Ah, sì, ha scritto lui, c'è. Eccolo qua. Allora, siccome noi dovevamo andare da loro per fare delle prove, aspettiamo quando arriva la 141 1023 del deposito di Savona, e abbiamo Sì? detto che tutte le prove sui plastici Può essere una bella commistione di idee perché dei abbiamo. ganci digitali, e anche dotata di ganci digitali, quella lì così facciamo tutte le prove sul plastico, di sgancio, riaggancio, prendere un convoglio per fare dall'altra parte. Digli Sì? a Paolo di prepararsi qui. Ok, allora Paolo, mi raccomando, hai capito bene qual è il vostro obiettivo. Questa è una proposta di grande vanto per il gruppo e anche di grande divertimento e di grande passione. Quindi mettetevi in contatto, avevamo anche già l'altra volta, loro avevano proposto di invitarvi e quindi di conseguenza vi metterete in contatto, credo che Paolo e tutti gli altri soci del gruppo fermodellistico genovese siano decisamente contenti ad avervi come ospite, ancora di più con un modello nuovo da provare, da testare. Quindi questa è senz'altro un'ottima proposta. Quindi Paolo, scatenati. E tornando a quello che scriveva prima Giampaolo, quindi la differenza Gian e Giampaolo, dice che il D1 deriva da un alloco che pare esista già in G da picco. Beh, quindi questo ci aiuterebbe tantissimo a essere convincenti, no, Faustino? Perché sai, se esiste già qualcosa, allora riesci magari a convincere di più, no? Che Certo. naturalmente il mercato italiano della scala G è piccolo, però sai, Sì, bisogna fare un si può tentativo. sempre tentare l'impossibile. Poi io sai, c'ho il mio terrazzo che aspetta che io faccio il plastico sulla scala G, sul terrazzo. Nel caso Hai potrebbe sentito? essere l'occasione per iniziare proprio con una ferrovia ligure, Guarda no? come fa quella faccia, la vedi che... Come? Non vedi che faccia che fa. Ah, ma ora è frizzata. Non so se era una paresi dovuta alla notizia della terrazza oppure se è la webcam che si è fermata un attimo. No, comunque, senz'altro le idee non mancano e quindi invitiamo tutti gli appassionati a proporre, chiaramente senza che ci sia la promessa che vengano fatte, però la proposta una su mille ce la fa, diceva una canzone, quindi potrebbe essere che a forza di proporre qualcosa esca sul serio. Abbiamo Federico dal Piemonte, Federico che è un grande appassionato anche lui di vapore, dice che addirittura lui chiede una 746. Vedevo anche prima Sergio Barbieri che chiedeva le A691. Sembrerebbe che gli appassionati abbiano voglia di grandi macchine a vapore, le macchine da velocità, le macchine da treni prestigiosi. Chissà che un giorno Pico non riesca ad accontentare anche questi, oltre che Forse andare arriverà. avanti magari col filone dei diesel da manovra o chissà cos'altro. 740, se ne può da fare lì, no? Vediamo, vediamo un po'. Invece volevo ritornare sul sound e sui Sì, decori. ecco. Siccome molta gente scrive e dice, ma
sono andato dal mio negoziante e mi dice che quel decoder marca YZ, meglio che no, tutti sono buoni, tutti sono validi e qui là, però Pico, il decoder e il sound li fa lei nel suo stabilimento, non è che li fa fare a un altro poi gli mette sul nome Pico. Questo vorrei essere ben chiaro, che anzi addirittura, guarda, ti dirò di più, alla Pico non avevano il sound della V200. Eppure giocavano in Quindi, casa, no? me l'hanno chiesto a me, ho detto guarda, so che ce n'è in Emilia qualcuno, qui e là, vedrò se riesco ad avere, non è semplice, qui e là. Cioè, loro sarebbero stati disposti anche a venire giù a fare la registrazione del sound di quella macchina lì, perché naturalmente mi interessava per il mercato tedesco. È chiaro, sì. Però quello che voglio precisare è che il decoder sono Pico, i sound sono Pico, non sono di nessun'altra marca. E quindi questo garantisce anche la perfetta compatibilità, cosa che tante volte sappiamo che i digitalisti si spaccano la testa perché quella macchina non prende quel decoder piuttosto che la centralina non è compatibile con quella macchina. Quindi con Pico questo è un problema che non c'è perché se la fanno tutta loro la macchina. Allora, il discorso qual è, per esempio, anche della 141 che arriverà? Abbiamo quella lì digitale con sound, ma poi Pico ci farà a noi quella con un decoder senza sound, in modo che se uno c'ha una magari niente ma vuole andare in digitale, ce la fa noi, ma solo decoder Pico, non sono di Certo. nessun'altra marca. Questo che voglio precisare. Cioè, poi, scusa, se tu monti il sound in fabbrica, secondo me non hai bisogno di togliere la carrozza di fare un tratto. D'accordo che io vendo Pico e porto l'acqua al mio mulino, ma secondo me io preferirei, cioè se io devo Vabbè, andare sì. a comprare una macchina e poi vado dall'elettrauto e mi faccio montare il corpo lì, per andare per le strade, come si chiama, è mica meglio che la compri già con questo applicato, che probabilmente la fabbrica, che sia Fiat, che sia BMW, che sia... cioè, io ragiono così. No, è corretto, eh. Perché poi, sai, quando la smonti, c'è sempre, prima di tutto, decade la garanzia. Chiaro. Prima cosa. Perché la macchina è stata aperta e dico, Appena la ok. apri, o tu oramai hai finito di poter pretendere qualunque cosa. Allora, io consiglio sempre ai miei amici modellisti, quando ci ritroviamo, di fare delle belle mangiate, delle belle bevute, dico, se ti piace col sound, comprala già col sound. No, non so se hai reso l'idea, no? Sì. Invece la vuoi digitalizzata ma senza sound, c'è anche quella digitalizzata senza sound. La vuoi analogica? C'è analogica. Sì, perché c'è una Quindi piccola fettina ah. di appassionati, una piccola minoranza che invece è analogicistica proprio in maniera totale, quindi io sono purtroppo un animale in via di estinzione, no? Però esiste anche chi la vuole in analogico, no? Credo, quindi è giusto dare anche a noi l'opportunità di giocare coi treni come una volta. Plastico gira in analogico, anche se è digitale. Io tutto in analogico, mi piace manovrare a vero, hai capito? Bene, bene, allora siamo già in due. Due sono vendute, guarda. No, Non so se mi perfetto, piace indubbiamente. anche. Beh, il futuro è il digitale, bisogna rassegnarsi, quindi. No, ma poi c'è Daniela che sul digitale, no, è vero, non ti scappa niente, perché anche quel privato che era venuto 2 settimane fa. No, perché c'era il digitale che aveva qualche problema, non mi ricordo, e Daniela si è messa lì sul plasticino che abbiamo qui e gli ha risolto tutti i problemi, non so in quale negozio l'ha comprato questa macchina qua. E non riusciva a farla andare bene. No, cosa gli hai detto? Ah, gli ha detto, ma lei l'ha toccata? No, io no, no, lei l'ha toccata, lei ha cambiato le funzioni, qui si vedono che... La funzione C dovrebbe essere, cioè lei non gli scappano queste cose, dopo gliela ha rimessa a posto come in originale, no? L'aiuto di partire, è andato via dopo un 3-4 ore soddisfattissimo. E lei gli ha detto, lei non tocchi più niente, lascia così, Esatto. non Allora, alla Daniela non sfugge nulla, quindi bisogna stare
star certi che se dà un consiglio lei sul digitale, io la ricordo anni fa a Novegro che presentava dei sistemi digitali ed era lei che faceva da cicerone a tutti gli appassionati con una centralina di cui ora non faccio il nome ovviamente per non fare pubblicità, però era lei la Almeno master puoi di quella. fare, Sergio, abbiamo Abbiamo aperto la strada a questa centralina in fatto tutta tutta Italia, Italia, abbiamo mamma girato mia, tutta Italia. davvero. Abbiamo Avete fatto girato molto, 14 quindi. 15 weekend di fila senza fermarci per andare a presentare nei club questa centralina dove Notevole, notevole. E d'altronde chi poi. vuole sfondare il mercato deve dare un sacco di spallate, non ne basta una sola, no? Quindi voi oramai avete la corazza e quindi potete senz'altro agevolmente imporre le novità del mercato. No, no, ci vuole corazza anche, quindi fra te con l'esperienza e la Daniela con la. Diciamo la voglia, no, di promuovere, siete veramente la squadra vincente, direi. Perché poi c'era anche, per esempio, adesso parliamo solo di macchine, ma io ho visto che è arrivata la adesso la Rosani mi fa fare una panoramica, no? Sì, qua ci sono tutti i modelli prodotti da picco, direi. Questi ultimi 3 anni, questi ultimi 3 anni, 4 anni a settembre, 3 anni e mezzo, no? Sì, vediamo le 191, le 483. Gli C'è la macchina. ultimi carri cisterna della Butangas e della PP Gas, la Inrail, la riproduzione del carro Atena, cosa c'è ancora? La Inrail dei 10 anni L'Eurofima. dell'anniversario, l'Eurofima. I carri MSC, Messina che c'erano già, il Transfimer, il SIT, insomma, il Transmec vicino all'Ambrogio. Ma loro lo vedono, forse noi non vediamo. Quale? Sì, purtroppo diciamo non si riesce a vedere proprio in maniera esatta, però si intuisce, ecco, quello sì, l'appassionato occhio li intuisce. Gigantografia della 880, c'è qui appeso, no? E più così Diciamo abbiamo c'è il cartello di concorrenza, raccuglio e via. Vedo la foto di una 255, chissà che non sia una delle prossime che vedremo nella vetrina. Non lo so. Vedremo, vedremo. Adesso c'è un plastico molto vecchio della vicenda, ma forse 35 anni, un plastico di Palle. Ah, bello. Beh, un bel borgo stile tedesco, un E grande poi classico abbiamo un di po' di Faller. plastici di diorami che ci hanno Diorami, sì. prodotto i nostri amici modellisti Marco Buono. Marco Buono, lui ogni tanto ci viene a trovare e porta un piccolo diorama di lì, no? Ecco, diciamo uno normalmente va a trovare un amico, porta una bottiglia di vino, invece da voi portano un diorama. E la bottiglia di vino. Ah, e la bottiglia di vino, ecco. Aiuto, vi ho perso. Ah, abbiamo perso i nostri ospiti, ma vediamo di recuperarli al più presto. Credo che sia necessario rimandargli un invito che faccio immediatamente in modo tale che non si perda assolutamente tempo. Direi che la serata oramai è sulla via della conclusione. Al di là del piccolo problema, piccolo o grande, dell'audio, purtroppo l'audio di Faustino è molto molto basso, me ne rendo conto anch'io, rispondo anche alla mail che ha scritto Carlo. Carlo, hai ragione, purtroppo abbiamo problemi tecnici di audio che non ci permettono di sentire bene la voce. Purtroppo abbiamo fatto delle prove i giorni passati, ma erano in un'altra stanza. E la stanza di oggi invece ha i soffitti molto alti e questo crea un'acustica pessima. Ora ho rinviato l'invito ai nostri ospiti che spero lo possano subito riformulare per rientrare nella nostra pagina. Ti
A questo punto, eccoli arrivano, no, ma la device is not connected. Temo che ci sia un problema alla loro webcam, forse. Eccoli, li vediamo. Ci siete? Abbiamo un Houston, we ritorno d'audio. Houston, we have a problem. Ritorno di D'audio. Ah, però ora si sente, ora si sente perfettamente. Sì, no, beh, Via. quasi perfettamente, credevo. C'è un po' di eco, sembra di essere nella galleria del Sempione. Sì, Hai la voce un po' da brutto sogno dopo una mangiata, sai come... c'è sempre un brutto eco. Adesso ci senti? Sì, ora vi sento. Perfetto. C'è sempre un po' di eco, ma un po' meno. Quasi. Questo l'anima si è aperta la Provate a porta. staccare le casse, probabilmente le casse danno Qua. qualche ritorno. Così invece avete proprio tolto l'audio del tutto. È un po' troppo definitivo questo sistema, magari rimettete l'audio, è meglio. Ora abbiamo risolto il problema dell'eco, ma non abbiamo purtroppo più l'audio. Manca l'audio, non vi sentiamo più, vi vediamo, ma non vi sentiamo più. Ecco l'audio. Pronto? Perfetti, ci siamo. Mi Ok, senti? ti sento. Mi sente, perfetto, perfetto. Allora, a questo punto, visto che ora ti sentiamo bene, ricominciamo da capo e rifacciamo tutta la serata. Ma va bene. Scherzo, ci mancherebbe. Ecco, c'è un po' di effetto eco, purtroppo. Cosa sta succedendo? Senti anche tu? Pronto? Mi senti? Sento, sì, così parlando più... Perfetto. E se c'è Perfetto. qualche altro amico che deve fare delle domande. Sì? Allora, vediamo, abbiamo gli ultimi 5 minuti, dai, perché poi domattina dobbiamo tutti andare a lavorare, quindi abbiamo bisogno anche che i nostri amici vadano a proporre nuove idee, quindi non possiamo farli andare a letto troppo tardi, no? E a questo punto direi che abbiamo ristabilito il problema audio, forse bisognava entrare e uscire, come nell'informatica il 90% dei problemi si risolve uscendo e rientrando, cosa che non ha spiegazione di solito, ma è così. Quindi Comunque allora... ricorda, Sergio, ricorda. Abbassalo tutto. Oh, perfetto. No, io non sento niente adesso. Mi Noi senti sentiamo te? perfettamente. Molto bene. Tu mi senti adesso? Perfetto. Oh, bene. Allora direi che abbiamo le ultime domande, le riusciamo a fare con l'audio ad alto volume, come dall'inizio ci chiedono giustamente i nostri spettatori. E abbiamo subito una domanda di Eugenio. Ci chiede: il Carlos Sims invecchiato quando esce? Quello di cui parlavi prima. Ora non ti sento più, però l'audio è andato via. È una serata in cui l'audio fa capricci. Purtroppo abbiamo un problema col satellite. Una volta dicevano così in televisione, negli anni 80, quando c'era un problema di audio, dicevano il satellite non ci sta dando il collegamento. E io non me la posso giocare questa scusa, assolutamente no. Dovrebbe Fausto rimettere l'audio, perché forse l'hai abbassato talmente tanto che ora non ti sentiamo più. Tu mi senti? Fammi un cenno con la mano se mi senti. Non ti sentiamo. Abbiamo solo le immagini, no? Quindi ecco, un po' ti sentiamo. Perfetto. Volevo dire Alza un che pelino di più rispetto a com'era. Non si può alzare? ricordo agli amici Ok, perfetto. che di mandarmi delle foto, perché se no Fa eco. Aia, abbiamo di nuovo perso il collegamento. E a questo punto devo improvvisare. Comunque, rispetto a quello che stava dicendo
Faustino, il discorso è semplicissimo. Mandate foto e mandate foto in modo tale che loro possano in qualche maniera avere delle proposte da fare alla Pico. Adesso è Pico, prima era Rocco, ma riusciamo in qualche maniera a essere noi appassionati, i promotori delle Sì, nuove iniziative. Ecco qua, ci ecco, riproviamo. siamo ritornati, no? Oh, perfetto. Nonostante la Mi sa tecnologia che sia c'è qualcuno che aperta, ci boicotta. c'è qualche ditta concorrente, vedi Dico, che. ormai è andata bene fino adesso. Tu senti? Prova a Sì, darmi qualcosa, adesso Sergio. io vi sento bene, No, perfettamente. non ti sento. Non mi senti? Ai ai ai. Non Però noi ti sento. sentiamo benissimo, Non riesco a anche col vedere volume che avremmo le voluto sentirti fin dall'inizio. Ecco, qua abbiamo un ritorno di qualche minuto, cioè di 30 secondi di eco. Vabbè, direi che questa sera sta finendo per fuochi d'artificio. L'imprevisto è sempre in agguato. Allora, se riusciamo perlomeno a salutare i nostri amici in maniera No, io tecnicamente accettabile, ecco qua. Mi senti? penso che qualcosa di interessante abbiamo detto, Certamente, questo te no? lo garantisco. Come Io dico? ricordavo agli appassionati, come stavi dicendo prima di sparire per il collegamento, di mandare fotografie per poter proporre nuovi modelli, sperando che poi riescano a essere presi in considerazione. Voi ci sentite in questo momento? Ok, perfetto, perfetto. A questo punto io direi che, a parte l'eco che va e viene, ma oramai dai, non è un problema, anzi, vediamo subito che il nostro Non riesco a spettatore capire Giuseppe cosa è dice successo. che, a parte gli imprevisti, è stata una bella chiacchierata. Quindi Sono andato indubbiamente bene fino questo. adesso, le casse adesso fanno i capricci. Se le avesse fatte la Pico con le casse, Vedi, non si funzionerebbero sente. ancora. Invece non sono marca Pico e quindi, vedi, hanno fatto bene. Vedi, non sono marca piccolo, non funzionano. Capito? Tu quindi come novità di Novegro, le casse per il computer. Ecco. Io Allora, non ti sento, non ti sento. Tu mi senti? io ti sento forte e chiaro, in maniera Ecco. cristallina. Io a Sì, questo sì, sì. punto No. direi, guarda, visto che le casse stanno È facendo un giunto po' giusto, questo mi serve. di pasticcio, potrebbe essere il momento di salutarci e di concludere questa serata. Quindi, lascio a voi la parola se volete dire ancora qualcosa in chiusura. Passo di Se mi qualcosa in sentite. chiusura. Beh, niente, io voglio ringraziare ancora tutti, te Sergio in prima persona perché hai fatto queste serate. Come dico, i modellisti, amici, mi scrivono, mi mandano le loro idee, io le porto avanti. Naturalmente non Ottimo. devono essere modelli che hanno girato solamente, non so, per 30 km, 40 km, dobbiamo cercare di fare modelli che interessano tutta Italia, insomma, no? Sì, questo non c'è dubbio, sì, cose Perché che la siano 145 commercializzabili. è la 145 in Sicilia, in Calabria, dappertutto, al nord. La 141 già è un centro nord, no? Vero. L'hanno comprata lo stesso gli appassionati perché è una bella macchina, però è già una limitazione di percorrenza, capisci? Sì, più un Dobbiamo modello cercare è di su scala fare nazionale, una bella meglio è locomotiva a in Italia. vapore. A me piace la locomotiva a vapore, ma deve essere una locomotiva a vapore che le ferrovie dello Stato almeno un centinaio, 150 le dovevano avere. E allora hanno girato in tutta Italia, capisci? Chiaro, chiaro. No, no, Dobbiamo indubbiamente deve comunque. essere un modello che può abbracciare tutte le regioni d'Italia, perché Certo. se più vendibile fai più numeri, se fai più numeri costa meno, no? Quindi con Va questo bene. ragionamento in Liguria ne venderesti un Niente, botto. allora chiudiamo qui. Sergio, noi ti ringraziamo. Grazie a Saluta voi. tutti gli amici, salutali tutti. E speriamo di vederci presto. Ah, ma forse veniamo il 12 a Dove? giù a Ronco Scrivia. Ronco, ah, perfetto.
Se il 12 12 giugno, siete a no, Ronco, allora non ci siamo a vediamo casa. veramente presto. Che poi è sabato Pronto? prossimo, quindi. Sergio, cos'è il 12 giugno, no? 12 giugno, sabato prossimo. Sì. Sabato. Sabato una bella gita in Liguria, tutti a Ronco No, Scrivia per non l'associazione promettiamo Mastodonte niente. Non dei promettiamo giovani. niente, ma se siamo liberi veniamo a fare un giro. Perfetto, io vi accoglierò senz'altro volentieri insieme agli amici del Mastodonte di Giovi. Io sarò lì con i miei video, con i miei Così DVD. ci vediamo lì. Sergio, Molto facciamo un volentieri. brindisino, un bel brindisino facciamo. Eh sì, davvero, quello ci sta, quello ci sta. Finalmente il virtuale diventa reale. Ok. Ottimo. Io ringrazio voi per la disponibilità perché devo dire il Ciao a vero, tutti. ho avuto tanti ospiti, Ciao. ma voi siete stati, diciamo, siete tornati anche la seconda volta. La cosa mi ha fatto molto piacere e le informazioni che avete dato agli amici di Senti chi parla sono Tu riesci a state sentirmi? decisamente Io interessanti. Quindi vi ringrazio davvero tanto della vostra presenza e anche a Daniela che ci ha aiutato in maniera, grazie. molto, Un molto saluto a tutti. importante in questa intervista. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, un Ciao a saluto tutti a tutti. ragazzi, grazie ancora, Ciao, ciao, buone ciao, ciao. cose, a presto. Ok, allora, diciamo che la tecnologia questa sera ci ha dato qualche grattacapo, però siamo riusciti in ogni modo a passare una bella serata insieme, ci siamo divertiti, almeno io mi sono divertito, ma i numeri parlano chiaro perché c'è stato un bel pubblico anche questa sera e di conseguenza chiaramente è una cosa che va di pari passo. Subito questa sera, spero già, se non stasera domattina, di pubblicare questa puntata, la numero 8, sulla pagina YouTube di Senti chi parla. Anzi, vi raccomando di iscrivervi, è gratuito, e quindi potrete avere le notifiche di quando aggiungo le nuove puntate settimanali. A questo punto vi ricordo un paio di appuntamenti in chiusura. Sabato prossimo, borsa scambio del Mastodonte dei Giovi a Ronco Scrivia, provincia di Genova. Finalmente ricominciano le borse scambio. Io sarò presente nella stanza del plastico, al secondo piano, con i miei DVD video Vadora. Sarà un piacere incontrarvi, chiacchierare con voi e finalmente vederci non dietro a una webcam, ma di persona. Ci tengo a sottolineare che la fiera è organizzata rispettando tutte le misure di sicurezza per quanto riguarda il Covid, quindi verranno mantenuti i distanziamenti, bisognerà avere mascherine, avremo i gel per disinfettarci. Quindi non temete, voi amici anti-Covid e germofobici, sarete assolutamente soddisfatti di come l'organizzazione rispecchi tutte le normative vigenti. Sabato e domenica prossima, oltre alla borsa scambio di Ronco il sabato, ci sarà da votare il titolo per la proiezione che verrà fatta giovedì, non questo ovviamente, quello successivo, della serie Video Vadora Live. In questo modo potrete voi stessi votare da casa il titolo che maggiormente preferite al fine di poterlo poi io commentare in diretta insieme a voi. Consuetudine oramai che è nata col Covid e sta andando avanti. Ovviamente diciamo che siamo prossimi alla chiusura estiva, però non temete, l'autunno arriva e con quello tornerò anche io. A questo punto vi saluto veramente, vi ringrazio. Senti chi parla torna martedì prossimo, ore 21, nella pagina Facebook di Sergio Vadora, ovviamente. Vi ringrazio della vostra pazienza, del vostro ascolto. Spero che vi siate divertiti. Se vi siete divertiti, ditelo a tutti quanti, amici, gli appassionati, perché più diventiamo tanti e più la cosa è interessante. E come vedete, gli ospiti sono sempre più importanti. Quindi a questo punto non mi resta che salutarvi, ringraziarvi ancora una volta, augurarvi buonanotte e buona settimana. Domani è mercoledì, giro di boa, dai, ce la possiamo fare, il weekend arriva. Un saluto a tutti, ciao ragazzi.